La normativa che regola l'acquisto di prodotti farmaceutici da parte degli enti pubblici, come ad esempio le ASL o le aziende ospedaliere, sta cambiando molto rapidamente. Ne parliamo col dottor Sanfilippo, un vero esperto su questi temi, in occasione del 10° anniversario del Master di Camerino in Manager di Dipartimenti Farmaceutici. Dottor Sanfilippo, come è cambiata la normativa per gli enti pubblici nell'acquisto di beni e servizi, e quindi anche dei farmaci e dei dispositivi medici? Cosa c'è di nuovo adesso? Beh, è cambiata radicalmente ed è purtroppo in continua evoluzione normativa, il che mette in imbarazzo gli operatori sanitari, particolarmente quelli qualificati nell'attività direzionale a tutti i livelli, dall'organo monocratico di amministrazione attiva, il direttore generale, alla direzione strategica, ai direttori di dipartimenti e quindi poi ai responsabili degli acquisti dei beni e dei servizi propriamente intesi, nel nostro caso dei farmaci e dei dispositivi medici. Purtroppo l'evoluzione è in costante aggiornamento, ma ora siamo quasi a buon punto e si può in effetti cominciare a fare una certa analisi di qual è la norma che regola il settore. Innanzitutto il codice dei contratti pubblici, che purtroppo è stato seguito da tanti correttivi, anziché subito dal regolamento di esecuzione e di attuazione. Finalmente è arrivato il regolamento di esecuzione e di attuazione con effetto a metà giugno di quest'anno e quindi si spera in un raffreddamento di ulteriori fonti normative che andrebbero a modificare con imbarazzo per gli addetti ai lavori tutta la normativa per l'espletamento delle gare. E in questo bisogna anche tener conto dei regolamenti comunitari che talvolta intervengono con effetto self-executing, cioè sono immediatamente eseguibili senza esigenza di recepimento. L'ultimo è il 16 settembre, quindi con effetto 16 settembre, sui formulari standard e ora qui seguiranno i bandi tipo, il che significa che le gare vengono purtroppo seguite da un contenzioso elevatissimo e da una incertezza giuridica che non è la sola, perché l'altra è costituita dall'aspetto finanziario. Ecco, queste nuove regole per il farmacista ospedaliero che cosa significano? Significano che dovrebbe avere un raccordo assoluto con l'organo di amministrazione attiva propriamente inteso, col direttore generale e viceversa, perché occorrerebbe anzitutto una regola di comportamento aziendale per gli acquisti sopra soglia comunitaria e per gli acquisti sotto soglia comunitaria, che possono essere effettuati in forma di cottimo fiduciario, evitando però che vi siano tanti acquisti della stessa materia che porti al superamento della soglia, che sarebbe irregolare. Ecco, e dal punto di vista finanziario qual è la situazione? Ci sono le risorse? Le risorse purtroppo sono molto contingentate. Occorrerebbe trovare delle soluzioni a monte che possano creare delle possibilità, dei varchi e quindi poter impiegare meglio. Per esempio io avevo fatto ricorso a tante esternalizzazioni dei servizi no core, quindi le unità operative di cure palliative e tutte le riabilitazioni lungodegenziali, pneumologiche, che significa poter destinare meglio le risorse alla parte primaria, sanitaria propriamente intesa, tra cui quella farmaceutica e basilare. A parte qualche esperienza importante, io ho portato a termine all'azienda ospedaliera di Pavia, l'ultima che ho diretto, insieme d'intesa con l'azienda ospedaliera di Bergamo e Cremona, abbiamo portato a termine un'esperienza che ci copierà a regime di tutta Italia, la monodose farmaceutica a bordo letto del paziente, il che evita errori di forma di somministrazione, di dose, di orario, di scaduto, di furti, minore impiego del personale, è molto importante, tranne naturalmente per gli stupefacenti e per le urgenze.